Ciao a tutti da Piero. Siamo a metà giugno, dovrebbe esserci il sole che spacca le pietre, invece piove. Ma grazie al suggerimento di uno di voi, Albius, oggi vi mostrerò, aprendo il Chelsom, tutte le modifiche che ho portato e che mi hanno permesso di ottenere un volo abbastanza stabile anche in presenza di vento. Iniziamo dall'alloggio della bussola. Questo è quello originale dove potete solamente alloggiare la bussola in default, mentre il GPS è alloggiato sopra la ricevente del radiocomando. Questa invece è quella che mi sono stampato in 3D. Più grande, più alta, quasi dello stesso peso, e al suo interno ho potuto alloggiarci sia la bussola che il GPS. Nessuna interferenza sulla bussola, e l'aggancio dei satelliti avviene nel giro di 20 secondi. La seconda modifica riguarda le eliche. Quelle che vi sto mostrando sono quelle originali, mentre io ho installato le DJI 9443 originali, autoserranti, che hanno una spinta maggiore per cui possono portare più peso, e modificando anche il parametro da Mission Planner Max Angle, aumentandolo, riescono a contrastare maggiormente il vento. Ora iniziamo lo smontaggio del Chelsom per entrare nel suo cuore, dove vi mostrerò, a mio avviso, la modifica più importante che ho portato. Eccoci all'interno del Chelsom. Come potete vedere, l'installazione è abbastanza pulita, con tutti quanti i cavi di controllo che passano intorno alla flight controller. Questo per evitare che interferenze elettromagnetiche possano interferire sulla stabilità di volo. E zoomando l'immagine si possono anche vedere i quattro gommini azzurri che fanno parte dello shock absorber in fibra di vetro, che viene incollato sulla power controller e sopra ci va installata la flight controller. Questo serve per assorbire la maggior parte delle vibrazioni sulla flight controller. Un consiglio che mi sento di darvi è: prima di richiudere il drone, verificate che tutti i cavi siano fermamente connessi all'APM. Dopodiché andatevi a divertire, ma prima di andare sul campo di volo rifate una calibrazione completa con Mission Planner. Grazie per la visione, continuate a seguirmi in molti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Piero.